abolite le province e abolito il Vasai. Ora voi mi dovete dire gli auguri di Natale, che noi ce li faccia sempre il Vasai, perché Fanfani ha detto: io tra le palle non ci voglio venire, se non c'è i nastri a me mi cercate. Scusa, mi è andata attraverso. Anche perché questa Rossella Angiolini, l'avvocato Rossella Angiolini, per parlare, avremmo potuto parlare di questa manovra lacrime e sangue, ma tanto l'avete già capito, le lacrime la fate il ministro e il sangue capirà il nostro, sicché lì io voglio partire da questa abolizione delle province, insomma. No, mi dispiace per Vasai, perché tra l'altro mi dispiace per Vasai. No, è una persona seria, una bravissima persona, non marito, perché è stata bellina in effetti questa fotografia della Nazione con quest'area molto sorpresa di Vasai con si su scritto abolito. E comunque anche perché non si cambia proprio il modo di parlare degli aretini. Se diceva quella c'ha un culo fa provincia, ora non si può più dire. Infatti dice che verranno diminuiti, credo, proprio la giunta, insomma ci saranno notevoli risparmi su questo, meno male. Ti dispiace, meno male. Vabbè, meno male, perché se paga meno noi, veniamo, chi pensi che li paghi? Qui c'è l'ordinanza con la quale Fanfani aveva imposto le catene. Oddio, ha creato un casino su Arezzo, sì, che non esiste. Ma io credo che non si renda conto. Poi, secondo me, qualcuno mi ha detto: ma guarda che se cominciano a mettere le catene in centro all'improvviso fanno più casino. Che l'ordinanza doveva essere, io credo che non ci voglia un fenomeno. Se nevicasse e non avete le catene o le gomme da neve, prendete la multa. Quindi ma la gente, perché c'è la mia mamma che quando inizia la stagione brutta lascia la macchina, il letargo, e la ripiglia a primavera, che se ne fa delle catene. Però Fanfani, che è anche un uomo aperto, un uomo di chiesa, c'è tutti questi extracomunitari senza lavoro, cosa ha detto? Ora ve lo diamo come scoop, perché te vedo preoccupata. Sì, ha detto che da ora è obbligatorio dal 15 di no, proprio di dicembre. Che è obbligatorio. Oggi a quanti siamo? A 14. Sì, è buona. A quanti siamo? A 6. Oggi. Dal 15 dicembre è obbligatorio avere oltre che le catene il portapacchi, il portabagagli sopra. Anche questo non lo sapevo. Perché ognuno di noi che si muove col ghiaccio deve prendere un extracomunitario. Lo mette sul portapacchi, ovviamente col piumino. Deve comprare anche il piumino. E deve avere il sale grosso. Che fa l'estra comunitaria? Asperge il sale davanti, cava il ghiaccio, ne guadagna l'estra comunitaria, quelli che vendono i piumini. Quindi da 15 mi devo procurare un extra comunitario da mettere sul tettino della macchina. Esatto. Oltre alle catene. E alle catene. Che farebbe anche bene, perché sei sciocchina qualche volta. Ma visto che siamo a parlare di Fanfaraone, e io mi è giunta una notizia, siccome tu c'eri, voglio sapere la verità. È vero che all'inaugurazione della Camera di Commercio si è incazzato perché non gli hanno fatto tagliare il nastro? Sì. Oh, ma sai di cosa ti è? Ma io c'ho, sì, è vero. Come dice con il cruscotto, c'ho le mie spie. Sì, si è molto arrabbiato e ha considerato questo fatto offensivo. Lo so, perché io ero lì e il nastro è stato fatto tagliare da una signora, anche per un gesto di galanteria. Ho capito, ma lo sapete che gli piace i nastri. Lui si è offeso, tra l'altro ti dirò, Leonardo, che non voleva partecipare all'inaugurazione, quindi ci ha fatto aspettare a noi seduti, ai relatori, abbiamo aspettato un 20 minuti buone, alla fine io m'ero stizzita e ho chiesto all'assessore De Robertis perché non si incominciava, perché me ne voleva andare. E che ha detto l'assessore De Robertis? E ora arriva il sindaco, mi ha detto. Arriva, io Bonino l'ho detto, è mezz'ora qui che si aspetta il sindaco, alla fine è venuto, si è fatto convincere, però non è andato nel tavolo d'onore, ha fatto togliere il suo nome, per cui un grande imbarazzo degli altri relatori, prefetto, presidente della Camera di Commercio, tutti a stringere queste seggiole per non far vedere che insomma c'era un posto in meno.
e poi non ha fatto il suo intervento. Io ho guardato, ma il suo intervento di salute era previsto, ma lui non l'ha fatto, cioè, perché era offeso. L'intervento doveva fare? No, doveva fare il saluto, di no? Di saluto? Hanno capito, no. Di salute? Sì, ma di insomma, saluto, allora, saluto. Io faccio un appello a Tricca, presidente, sì, infatti, della Camera. Io fa tagliare, ma il lo sai che ti piace tagliare i nastri? Tricca, e buttalo giù con la pasticca e porti lì un nastro. Io, allora, ti... Prima andavo a cena da Fanfani, prima che non mi pagasse. Sì, e ci si incontrava anche. Si trovava spesso. Cioè, sì. Oh, io una volta gli regalai tutti i nastri di Battisti, li ha tagliati tutti. Lui, quando c'è un nastro... Ma tra l'altro, veramente, si è offeso come fosse stata lesa maestà. Cioè, una cosa, io tanto che lì per lì credevo fosse successo chissà che cosa, dico, ma non gli ha fatto tagliare il nastro? Oh, allora, un scherzo, è vero, eh? Allora, facciamo una... È così. No, ma poi c'è anche dei fraintendimenti, perché c'è gente che lì, tra gli assessori, che è anche superdotato, una volta dice c'ho un nastro in questo modo, e se vieni che te lo taglio io. Ma poi lo sanno che ci tiene, ma te pare non gli ma, fa ma portategli un nastro. Allora, un nastro come per c'è? Fanfani. Per Fanfani. Questa sarà un nastro per Fanfani. In ogni famiglia tenga un nastro tricolore. Per Fanfani. Fanfani passa, lo taglia, gli diverte in quel modo. Presidente di qualsiasi cosa. Gli prefetto, è lei è arrivato ora. Sì. Il prefetto non era tenuto a saperlo. No. Ma Tricca lo sapeva. Tricca lo sapeva. Ma il presidente della provinciale. E il Vasai c'era? C'era il Vasai. Perché l'ha levato dai coglioni? Perché non aveva il nastro. Vai, risolto. Arrivederci. Un nastro per Fanfani. E la miseria. Sta finito.